Un bel giorno di fine inverno, un minuscolo insopportabile turista di nome Covid partì dalla Cina. Il suo irrefrenabile desiderio era quello di visitare il paese più bello del mondo, la nostra piccola e dolce Italia. Dopo un lungo viaggio e con l'aiuto di un complice tedesco, Covid riuscì ad arrivare qui da noi, e nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Una volta uscito silenziosamente dall'aeroporto, iniziò a parlare un po' con tutti, per chiedere informazioni o semplicemente fare quattro chiacchiere. Ma era molto invadente e un po' insopportabile. Ma a Covid non importava proprio nulla. Si rivolgeva a tutti in maniera maleducata e parlando sputacchiava addosso alle persone. Infatti tutti volevano stargli lontano. Più però la gente si allontanava da lui, più lui gli correva dietro per stargli vicino e lavarla di saliva. Dopo soli pochi giorni, le persone che avevano parlato con Covid si ammalarono. Ma non solo loro, anche chi non aveva avuto a che fare con il turista invadente si ammalò. Così i dottori decisero di chiudere le scuole, le palestre, le chiese e anche alcuni negozi, obbligando tutti a stare a casa. Qualcuno però non ci stava l'idea di starsene chiusi in casa per troppo tempo. Ma i dottori fecero allora la voce grossa: «Dovete stare a casa, è per il vostro bene!» Le persone quindi capirono che per uscire da questo terribile momento dovevano unirsi e rispettare delle semplici regole, tra le quali lavarsi bene e spesso le mani, evitare il contatto con Covid, non toccarsi occhi, mani, naso e bocca, pulire bene tutto, proteggersi con delle mascherine, chiamare il 1500 per le urgenze. Solo così riusciremo a mandare via tutti insieme questo insopportabile turista. Quindi, bambini di tutta Italia, aiutateci seguendo le regole e ricordandole anche voi agli adulti.